L'immobile che prima era dietro il governo, che indicava la data di nascita del Parlamento siciliano, 1130, adesso si trova in fondo alla sala. 1130, la prima volta che il Parlamento si riunì in questa sala, che si chiama Sala d'Ercole. E qui c'è l'altra data, 1947. Che è la data della riapertura del Parlamento dopo la chiusura fatta dai Borboni nel 1849. Questo mobile prima si trovava lì in fondo dietro il governo, dietro i posti del governo. Questa è la sala d'Ercole dove si riunisce dal 1130, si riunisce il Parlamento siciliano. 800 anni, 1130, anni che il Parlamento si riunisce in questa sala. In fondo possiamo vedere l'Idra, Ercole che combatte l'Idra, che prima era coperta da questo grande armadio che riportava le date dell'inizio del Parlamento. Nella mitologia greca, Ercole che uccide l'Idra rappresentava una delle sette fatiche, cioè rappresentava proprio la fatica più importante, quindi uccidere, quella di uccidere il simbolo dell'indipendenza dell'isola di Ita. In questa sala evidentemente ha questo significato.